Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi l'agenda che ho creato su richiesta di una mia amica. Ho utilizzato il tema delle mongolfiere fatte con stile acquarello e niente, a me come uscita piace tantissimo. Spero tanto che anche alla persona a cui verrà regalata piaccia. E niente, spostiamoci con la inquadratura che così ve la faccio vedere in dettaglio. Eccoci qua. Allora, questa è la copertina e dietro è così, il disegno continua, si apre con il bottoncino pressione azzurro e l'interno è fatto in questo modo. Allora, qui c'è la solita taschina dove ho già inserito i fogli con i numerini pretagliati. Sono sempre 4 fogli con su praticamente i 12 mesi fatti con la stampante laser e ritagliati con il plotter. Poi qua la taschina, oltre ad avere la tasca qui laterale, ha anche le taschine qua in alto, quindi gli ho messo dentro questa graffettina. E poi ho creato queste paper clip fatte con una stampa su cartoncino plastificata e poi incollata sulla clip oro. Ne ho fatto questa e quest'altra, sempre su clip oro. Poi ho creato il solito segnapagina, sempre con il cartoncino con sulle mongolfiere. Era un pezzettino di, era un cartoncino di scarto, quindi c'è un pezzettino di mongolfiera dietro, un altro pezzo. E ho inserito sempre il righello, sempre fatto sulla carta vellum, righello lungo 16 cm, se riuscite a vedere, ok. Poi c'è il primo divisorio plastificato, al quale ho applicato l'etichetta con scritto l'anno, l'ho fatto con l'etichettatrice. Gli anelli sono oro e si aprono sempre col solito meccanismo. Il segnapagina gli ho fatto dei tagliettini qua laterali, di modo che si possa togliere ed inserire senza dover aprire gli anelli. Allora, nella prima parte abbiamo il mensile, quindi refill stampati su carta puntinata. Ho fatto la carta puntinata e ho aggiunto l'immagine della mongolfiera. Il mensile è formato da 12, ci sono 12 mesi, senza scritto il mese e senza scritto l'anno, quindi è perpetuo, dal lunedì al giovedì e dal venerdì alla domenica con le note, è una tabellina, e appunto ci sono i fogli abbastanza per fare tutto l'anno. Questo è il retro. Finita la parte del mensile, abbiamo un altro divisorio, ho scelto questo con le piume, anche questo plastificato, il tab è qua e giù rispetto all'altro. E qua, allora, ho fatto una pagina di vellum, dove ho stampato anche qui il disegno delle mongolfiere. E poi inizia il vero e proprio settimanale, quindi gennaio, su ogni mese, anche qui ho messo il tab con le mongolfiere e la scritta del mese. Vedete che si vede sia davanti che quando si gira la pagina anche di qua, di modo che il mese è sempre facile trovarlo. Quindi abbiamo gennaio, ogni mese poi finisce così, febbraio, ecco. Praticamente la vista è così. Allora, c'è la, qui abbiamo mese, anno, un pezzettino dei to do e un pezzettino per le note, e poi abbiamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, e così per tutti e 12 mesi. Ho previsto 5 settimane per ogni mese, tranne aprile, luglio e dicembre, che praticamente va a toccare 6 settimane, quindi ho stampato per quello 6 settimane. Finito tutta la parte del settimanale, ho fatto questo altro divisorio
sempre cartoncino poi plastificato, il tab è a questa altezza, mi sembrava che ci stava bene come divisorio. Qui ho inserito dei fogli bianchi. L'ultima sezione ho scelto questo sui toni dell'azzurro e anche qua ho inserito dei fogli bianchi. In fondo, infine, abbiamo come al solito la taschina. Questa volta diciamo che ho fatto un collage tra due carte, perché questa era sulla, diciamo, sulla carta, quella della copertina, quindi ho voluto riutilizzare queste case per non buttare via il pezzettino, e l'ho attaccato su un altro cartoncino che avevo con la mongolfiera, e devo dire che è uscito molto bene, non si sente neanche lo stacco, è comunque tutto plastificato. Poi ho fatto il pen loop, questo con l'elastico blu, e ci ho inserito questa penna simil pen gems con dentro gli Swarovski. Ecco, mi piace lasciarla qua di fianco che esce fuori, di modo che poi io vado a chiudere il tutto e ho la penna qua, che non dà fastidio, perché inserirla all'interno potrebbe andarmi a rovinare i fogli. Niente, questa quindi è l'agenda che consegnerò a breve alla mia amica. Ecco, questo video lo pubblicherò sicuramente dopo Natale, perché la mia amica me l'ha fatta fare per un regalo, quindi lei la deve regalare a una sua amica, ovviamente non vado a pubblicare nulla finché la persona non l'ha ricevuto. A me piace tantissimo come uscita, sono molto soddisfatta, è anche bella, bella solida. E niente, spero tanto che anche questa mia creazione vi sia piaciuta, se è così mi raccomando mettete un bel pollice in su e continuate a seguirmi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!